Posi, facciamo adesso un salto in tribuna stampa per vedere qual è l'opinione dei colleghi. Maurizio Biscardi. Sono con Luigi Pietragliolo, capo redattore del Corriere dello Sport. Allora, un derby che si preannuncia, per quanto si vede sugli spalti, infuocato, ma poi in campo come sarà? Si preannuncia sempre così perché la cornice non tradisce mai. Noi ci auguriamo che non sia il derby di 4 mesi fa, perché quello fu estremamente deludente. Direi che c'è un aspetto per certi versi negativo, ma che dovrebbe aiutare le due squadre ad avere più coraggio. Roma e Lazio si trovano adesso in una situazione abbastanza grigia, non hanno nulla da rischiare, hanno pochissimo da temere. Io spero che almeno ci mettano un po' di cuore, un po' anche di coraggio in questo derby, cosa che non ebbero all'andata, quando probabilmente le ambizioni erano notevoli e questo frenò le loro stesse attese nel derby che fu giocato malissimo, come ricorderai. Sì, senti, però Mazzone dice che il derby lui se l'è sempre giocato, non ha avuto questo sfogo anche un po' polemico con i giornalisti, ma tu sei d'accordo? Ma devo dire che all'andata mi sorprese l'atteggiamento molto remissivo e prudente della Lazio. Ecco, sotto questo aspetto forse ha ragione Mazzone. Fu più la Lazio la sorpresa negativa. La Lazio ha un gioco molto offensivo, molto spregiudicato quando riesce a farlo. Ecco, in quell'occasione mi parve una squadra molto tattica, molto più attenta nel difendersi che nell'attaccare, e di riflesso poi la Roma si accomodò su quel tipo di partita. Ecco, ma se delle responsabilità ci furono, io le individuai più nella scelta, non so se di Zeman o se dei giocatori, ma comunque della Lazio. Rischia più la Roma, la Lazio, e soprattutto a chi è più importante, per quale squadra è più importante oggi una vittoria? Io penso per la Roma, per un semplice motivo: si parla tanto di questa panchina traballante di Mazzone. Io mi rifiuto di pensare che il risultato di un derby possa decidere così il futuro di una, più che di un allenatore, di una società importante come la Roma. Però non c'è dubbio che una vittoria nel derby diventa un puntello favorevole per Mazzone, che puntello che poi avrebbe bisogno di altre conferme. Sul futuro della Lazio mi sembra ci possano essere delle preoccupazioni, delle anche così delle indiscrezioni, ma che non riguardano, a quanto mi sembra, Zeman. Quindi per la Roma vale qualcosina di più. Grazie Luigi, a te Massimo. Io vorrei chiamare in causa a questo punto Fulvio Collovati per cercare di leggere anche un pochino meglio dal punto di vista tattico questo derby, che spunti curiosi ne propone. È una Roma, Fulvio, che annuncia un tridente con Balbo chiaramente più avanzato e due punte anomale come Totti e Del Vecchio che dovrebbe essere poi l'uomo deputato a rientrare a centrocampo nel caso in cui Mazzone decidesse nel corso della gara di optare per un 4-4-2. Comunque si presentano due tridenti, uno più anomalo, uno più reale, con la novità però per quello della Lazio di Signori spostato al centro, quindi con Boxic e Casiraghi ai lati. La Roma spera che la Lazio vada all'assalto, Fulvio, per cercare di operare in contropiede o comunque di non essere costretta a fare la gara, che è un po' quello che preferisce la squadra di Mazzone. Insomma, che cosa vedremo? È un tridente certamente più offensivo quello della Lazio. Zeman ha optato per Casiraghi a destra per cercare di limitare le proiezioni offensive da parte di Carboni, mentre invece fa giocare centralmente Signori proprio per mettere in difficoltà i due lunghi che sono Aldair e Lanna. Io devo dire che Del Vecchio, la scelta di Del Vecchio, devo dire che non è proprio un tridente la scelta di Mazzone, perché Del Vecchio è un giocatore che rientra molto, poi può mettere in difficoltà la difesa della Lazio con i suoi inserimenti, perché è un giocatore molto veloce. Molto veloce. Ha detto anche il signore, un tridente truccato come un Vespino, ha detto il signore. Ecco sì, però la novità probabilmente è rappresentata dai quattro giocatori in linea di Mazzone in difesa, proprio per questo spauracchio offensivo di Zeman, Casiraghi, Boxic, Signori. Mazzone ha optato per i quattro difensori, invece dei tre solitamente giocavano Lanna, Peruzzi, Aldair. Questa sera anche Carboni dovrà fare il difensore. Sei Massimo. Sì, no, io volevo un attimo, Giorgio, invece un contributo da parte tua allo spettacolo che stanno regalando le tifoserie. Lo vediamo, quello in campo lo vedremo tra poco. Le condizioni del campo, mi sembra che tu lo possa confermare, sono invece perfette. Non ho sentito bene quello che hai detto, perché qui le decibel cominciano a salire. Comunque parlavi probabilmente parlavo delle del tifoserie. Campo. No, parlavo del campo, volevo sapere le condizioni del campo e mi sembravano perfette. Campo straordinario, assolutamente perfetto. Straordinarie anche le tifoserie, sino a poco tempo fa, sicuramente apprezzabili e encomiabili per lo humor degli striscioni e dei cori. Un po' meno pochi minuti fa c'è stato un accenno di guerriglia, una sorta di battaglia a colpi di razzi tra la curva sud occupata dai romanisti e i distinti sud dei laziali, però diciamo un accenno di guerriglia subito fermato dalle forze dell'ordine.
Allora, prima di andare in pubblicità, io ne approfitterei, abbiamo qualche secondo per coinvolgere Massimo Chiesa. Massimo, quanto è difficile dirigere un derby, e che derby come quello di Roma? Enormemente difficile dirigere un derby in generale. Nella scala valori quello di Roma è sicuramente al primo posto, perché anche se da qualche anno magari le due romane non competono per lo scudetto, però per caratteristiche di tifo, per caratteristiche ambientali, per caratteristiche proprio climatiche, il derby di Roma, e coreografiche anche, il derby di Roma è sicuramente quello più spettacolare. A ruota il derby di Milano, evidentemente, e quello di Torino. Per quanto invece riguarda la difficoltà di un arbitro, è il sogno di tutti gli arbitri dirigere un derby. Arrivarci e raggiungere un grosso obiettivo. Stasera credo che assisteremo a, spero che assisteremo ad una grande partita giocata anche con lealtà, nel senso che è importante specialmente per i giocatori cercare di aiutare un po' anche l'arbitro. Questa sera augurandoci che gli animi siano estremamente Massimo, calmi. Massimo, ti blocco un attimo, poi parleremo anche di Nicky. Mi chiede la linea Mino Taveri. Perché ho di fianco a me Massimiliano Esposito, laziale, che oggi vedrà la partita dalla tribuna, che spesso però è stato protagonista con la sua Lazio. Per questo derby, Massimiliano, che tutti sperano non sia uguale a quello dell'andata. Sì, all'andata è stata una brutta partita, giocata poco da entrambe le squadre, e stasera si spera in una partita a spettacolo, ecco. La Lazio è molto, molto carica, e speriamo che stasera faccia bene in campo. Ho sentito i tuoi compagni, sei stato in tribuna fino a poco fa, carichi quanto? Carichi abbastanza, non tantissimo, perché poi altrimenti si sbaglia, però sono carichi al punto giusto e credo che stasera faranno una buonissima partita. Grazie Massimiliano, molto gentile, buona partita. Noi vediamoci qualche secondo di pubblicità e poi saremo qui di nuovo all'Olimpico per il derby della capitale. Ci siamo, torniamo all'Olimpico quando c'è la vera atmosfera del derby. L'atmosfera che soltanto il derby di Roma sa regalare. Uno sguardo alla curva nord, dove ci sono i tifosi della Lazio. Questa è la coreografia che hanno preparato Sciarpe, Vessilli, anche nella curva sud, dove ci sono i tifosi della Roma. Lo spettacolo è veramente fantastico e tutto lo stadio sta applaudendo lo scenario che riescono a regalare sia Roma che Lazio a livello di tifoserie. I primi applausi di questo derby, giustamente, meritatamente, sono per i tifosi. Per il momento non ci sono problemi, ma soltanto spettacolo, ed è quello che si vuole vedere, quello che si riesce quasi sempre a vedere, soprattutto nei derby della capitale. Questo, come detto, è quello numero 134 della storia. Un'occhiata rapida alle formazioni prima che le squadre entrino in campo. Sono già sotto il tunnel, pronte a penetrare, la Roma con Cervone, Aldair e Lanna, Petruzzi, Carboni e Cappioli, Totti, Statuto, Balbo, Tern e Del Vecchio. Tridente anomalo, come è stato detto, ma comunque tridente dovrà essere per Mazzone almeno nei primi minuti. Una Roma che poi potrebbe arretrare la posizione di Del Vecchio per tornare a un 4-4-2. Confermata la scelta dei quattro difensori, con Aldair a destra, Petruzzi e Lanna centrali, Carboni retrocesso per così dire difensore sulla fascia sinistra, sulla sua fascia. Ma è questo lo schieramento difensivo che la Roma adotta sempre quando deve affrontare una squadra come la Lazio, che opera con il tridente in panchina: Sterchele, Di Biagio, Annoni, Moriero e Fonseca. La Lazio che invece risponde con la formazione annunciata, deve fare a meno di Negri e Nesta, uno squalificato, l'altro infortunato. Va in campo con Marchegiani, Gottardi e Bergodi, Chamot, Favalli e Fuser, Di Matteo, Boxic, Casiraghi, Winter e Signori. Qui la sola novità è rappresentata dalla posizione in campo di Beppe Signori, poi dovremo vedere se sarà realmente così. Signori sarà al centro dell'attacco con Boxic e Casiraghi ai lati, solito trio di centrocampo: Fusera a destra, Di Matteo centrale, Winter a sinistra, i quattro in linea con Gottardi, che gioca il suo primo derby della storia laziale. In panchina ci sono Orsi, secondo portiere, Grandoni, Marcolin, Piovanelli e Rambaudi. Adesso i cori sono veramente assordanti, quelli che provengono dagli spalti fumogeni. Spettacolo vero all'Olimpico, è la vera atmosfera che, ripeto, sanno regalare soltanto Roma e Lazio. Signori e Carboni, due capitani delle due squadre, ai soliti convenevoli con l'arbitro Nicky. Avevo promesso che avremmo riparlato di Nicky. Io vorrei che tu fossi veramente poco diplomatico, non mi fare Fabio Capello. È l'uomo giusto per affrontare un derby o no?
Ma senti, sulla carta sì, nel senso che è all'85esima partita in Serie A, è internazionale, è coadiuvato da due guardaline internazionali, rispettivamente Fiori di Ravenna e Giuccolini di Reggio Emilia. Passa sicuramente tra i meno simpatici, questo poi dobbiamo verificare se è un torto o se è un vantaggio. Tecnicamente direi che 85 partite non si discutono, non è stato probabilmente sempre fuori dalle polemiche, ma tutti gli arbitri in una maniera o nell'altra sono entrati in qualche polemica. 133 sono i precedenti di questa partita, 36 le ha vinte la Lazio, 50 i pareggi, 47 vittorie della Roma che ha segnato 154 gol, 120 quelli della Lazio. Derby relativi al campionato sono 105, 26 vittorie biancocelesti, 44 pareggi, 35 vittorie della Roma, 90 i gol della Lazio, 118 i gol segnati dalla Roma. Ecco qui Pluto Aldair si sistemerà a destra, 150esimo gettone in Serie A per lui questa sera. Ha detto: non amo giocare a destra, ma mi adatto. Carboni sarà nella doppia versione, quella di difensore ma anche il grande propulsore sulla fascia sinistra, oltre che il grande capitano. Atteso del Vecchio ha una prova importante, lui che la Roma a livello di tifosi l'ha già conquistata in poche domeniche, prove estremamente convincenti le sue. Per la Lazio scalpita Beppe Signori che vuole segnare gol importanti, ma sono tanti i giocatori della Lazio che potrebbero anche essere arrivati, seppure firme importanti, all'ultimo derby con la maglia biancoceleste e vogliono onorarla nel migliore dei modi. Naturalmente su tutti il capitano Beppe Signori, quello che ha sentito di più la vigilia di questo derby e che è annunciato dalle indiscrezioni degli spogliatoi come l'uomo più carico, quello più voglioso di dimostrare qualcosa anche al presidente Cragnotti. Si parte con la Roma che gioca il primo pallone, si appoggia subito sulla sinistra con Carboni. Gottardi intuisce l'appoggio, sfiora ancora Carboni, di testa Petruzzi. Terne con calma, Cappioli lo fronteggia, Winter va al lancio, eccolo Winter tra tre uomini, finisce col perdere il pallone. Totti per Balbo in profondità, in scivolata chiude Favalli, Chamot evita anche il calcio d'angolo. Visibilità non perfetta per i fumogeni che ancora stazionano sopra proprio il campo di gioco. Ha atteso infatti anche qualche secondo Nicchi prima di dare il segnale d'avvio. Insiste la Roma, fallo di Chamotte che ha caricato Totti, calcio di punizione per i giallorossi. Controlla Totti, entra direttamente sull'uomo Chamotte. Argentino tanto si discute prima della battuta di questo calcio di punizione. Marchegiani, che il Signore ha indicato come possibile uomo derby in casa laziale, dispone la barriera, distanza notevole, direi quasi impossibile per una conclusione. Attenzionato però a provare Balbo, lo fa Marchegiani, controlla mentre Massimo il guardialino aveva la bandierina alta. Aveva la bandierina alta perché segnalava la presenza di un pompiere in campo che stava togliendo dei fumogeni, però non è stata rilevata da Nicchi. Ancora la Roma che recupera un buon pallone, Totti entra in area, chiuso, sarà solo calcio d'angolo. Grande partenza della Roma che vuole sorprendere proprio sul ritmo la Lazio e lo fa con un ottimo avvio. Primo corner battuto nel mucchio, Poxic fermato da Aldair, Petruzzi gli restituiscono palla e allora l'appoggia indietro a Cervone. Si scalda la Sud, invio lungo la torre di Del Vecchio, Di Matteo per Winter, Popsic sempre Aldair su di lui, tocco filtrante per Signori che come annunciato si sistema al centro dell'attacco della Lazio in questo avvio. Ancora Winter, Popsic
controlla da vicino Terna, si aiuta anche con il braccio, lo vede Nicchi e comanda calcio di punizione in favore della Lazio. Particolare basso, ma il fallo è stato commesso con il braccio. Punizione già battuta, Winter sul pressing di Balbo, tocca per Chamot. Favalli ha avuto un problema in settimana, ferita al piede, così come Boxic non al meglio per un'influenza che lo ha condizionato. Sponda giallorossa, Carboni ha accusato fastidi al tendine d'Achille della gamba sinistra, ma è naturalmente regolarmente in campo con la sua fascia di capitano. Lanna, fallo di Di Matteo su Statuto proprio sotto gli occhi di Nicchi. Casiraghi in posizione molto arretrata, poi Di Matteo sul pressing indietro a Marchegiani. Boxic fermato da Cappioli, Aldair, e la Roma in fase di disimpegno butta via il pallone. Petruzzi, rimessa già effettuata, Winter resiste anche a una carica. Chamot promette Del Vecchio, Lanna, Terna, detta i ritmi del centrocampo giallorosso. Lui che recupera, poi Carboni, affronta Casiraghi, va Carboni, Totti, ancora per il capitano, spallata di Gottardi che lo travolge, va diretto sull'uomo. Va diretto sull'uomo e potevano essere, cioè ci sono sicuramente gli estremi per l'ammonizione, per il tipo di fallo, anche se non cattivo, però volontario, intenzionale. Amedeo Carboni, uno dei simboli di questa Roma, punto di forza anche della nazionale di Arrigo Sacchi, grande dinamismo ma anche tanta saggezza per il nuovo capitano giallorosso. Carriera folta, prova ancora Balbo, Marchegiani, un'indecisione, lascia lì il pallone. Per sua fortuna l'uomo più vicino è Chamot. Favalli, brivido per i tifosi della Lazio, il lancio troppo lungo per Boxic, poi Di Matteo, reattivo Balbo, subito anche fallo. Fulvio, decisamente un buon inizio da parte della Roma, forse la Roma che la Lazio non si attendeva. Sì, le due squadre sembrano non avvertire la pressione della piazza, ecco. Io trovo, in questi primi minuti trovo un po' sacrificata la posizione di Casiraghi, non a caso Casiraghi si è già rivolto un paio di volte. Attenzione a Del Vecchio, prova a inserirsi in area, su di lui Casiraghi da dietro, interviene, il pubblico protesta, l'arbitro facendo di proseguire. In questo caso secondo me, qua lo rivediamo, in questo caso secondo me non ci sono, si appoggia appena Casiraghi, non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Volevo, qua lo rivediamo ancora, in effetti il braccio si appoggia, ci può essere... Lo tocca anche col piede. Il tocco col piede però non mi è sembrato volontario. Volevo far notare una cosa prima, sulla respinta di Marchegiani, ho avuto la sensazione che il difensore laziale gliel'abbia toccata appena. Mi sembra che si possa parlare... Chamot infatti l'ha toccato. Chamot in quel caso ha compiuto un'azione che è un retropassaggio, quindi doveva fischiare, quindi c'era un calcio di punizione in una zona pericolosissima, cioè la linea di porta, la linea di porta, esatto. Fulvio, ti abbiamo interrotto, scusa. No, ti dicevo che Casiraghi si è già rivolto un paio di volte a Zeman dicendo ma come mi tocca addirittura fare il terzino destro perché è costretto di seguire Carboni. Ecco, trovo un po' sacrificata la sua posizione, a mio avviso Zeman non doveva rinunciare a quello che è un costante punto di riferimento in avanti, Casiraghi forte di testa, fisico possente, per snaturare quelle che sono le sue qualità, per far giocare signori in centravanti avrebbe potuto benissimo giocare sulla fascia destra Boxic con Casiraghi centravanti. In testa di Matteo, poi Lanna, Statuto mette palla a terra, Carboni prova a ripartire, lo controlla a distanza di Matteo, in profondità Del Vecchio, alle prese con Gottardi che lo chiude, poi Carboni pronto al cross, lo effettua sul secondo palo, corre per Totti, si salva la difesa della Lazio. Aldair
Stern non riesce a uscire dalla sua metà campo, la formazione di Zeman. Carboni prolunga per Del Vecchio, alle prese con Bergodi, arriva anche Ciamotti in aiuto, allontana, anticipo di testa di Lanna, la rimessa in favore della Lazio. Marco Lanna, sicuramente la sua miglior stagione con la maglia della Roma, sta rispolverando anche qualche sogno azzurro. In scivolata Tern, pallone toccato per ultimo da Totti, rimessa ancora bianco celeste. Fuser, ennesimo anticipo di Lanna, questa volta su Casiraghi. Poi Cappioli, più accentrato ora con Aldair che sta scendendo di più sulla fascia destra. Errore di statuto, fase di costruzione, regala il pallone alla Lazio, cerca di recuperarlo statuto, lo fa con un eccesso di agonismo, fallo su Fuser, calcio di punizione. Di Matteo, del pressing e poi chiama in avanti Pavalli. Sul centro c'è un tocco di Cappioli e sarà calcio d'angolo, una smorfia di Pavalli che probabilmente nell'azione precedente ha messo male la caviglia. Primo corner anche per la Lazio, in agguato Boxic, Casiraghi, Winter come al solito sul primo palo, traiettoria a rientrare, Cervone sfiora, si lamentano i giocatori della Roma, volevano una carica al portiere, Licchi facendo che è ancora calcio d'angolo. C'è una spinta di Boxic su Carboni ed è Carboni che va addosso, esatto, a Cervone. In effetti Carboni dalla bandierina, signori, e Cervone anticipa tutti in presa. In effetti Carboni il fallo l'aveva subito da parte di Boxic, cioè poi è frenato addosso a Cervone, che probabilmente non si è reso conto di chi gli era frenato addosso. Superato il decimo all'Olimpico del primo tempo, sempre 0-0 tra Lazio e Roma, questo 134esimo derby della capitale. Signori, lo chiude Petruzzi, c'è Boxic però al limite, fermato ancora da Petruzzi. Statuto. Totti. Non c'è intesa con Del Vecchio che stava stringendo verso il centro, ne approfitta Gottardi che recupera, messo in movimento subito Casiraghi che si sta sacrificando moltissimo in un lavoro di raccordo, come sottolineava Fulvio Collovati. Signori, ora largo a sinistra, al centro c'è Boxic, impreciso il lancio direttamente tra le braccia di Cervone. Alain Boxic si è dichiarato anche pronto ad abbandonare la Lazio nel caso in cui la società biancoceleste non desse chiare garanzie per la prossima stagione di lottare per il titolo, facendo intendere di essere, a ragione tra l'altro, un uomo mercato a livello internazionale e quindi di poter fare le sue scelte con tranquillità. Il tempo c'è e la volontà anche della società di privarsi di uno dei pezzi da 90 dell'attacco è stata chiarita anche da Cragnotti. Lanna, testa ancora Gottardi, poi completamente fuori tempo, statuto, intervento su Fuser, nuovo calcio di punizione per la Lazio. Gottardi tocca lateralmente per Bergodi, Pavalli, salta ancora il centrocampo la Lazio, ma Aldair è implacabile su Boxic, che l'ha anche trattenuto. Vistosissima la trattenuta di Boxic, vistosissima e inutile perché oltretutto non è neanche riuscita a tirargli via il pallone di nuovo. Terna che parte da lontano, statuto per lo scatto di Cappioli, Favalli in anticipo, Winter, sponda di Boxic, di prima, di Matteo, ancora Petruzzi che recupera, poi taglia il campo con il lancio per Del Vecchio. Marchegiani
controlla e mette già in movimento Gottardi. Buono l'inizio di Gottardi, così come questo lancio per Casiraghi, che aveva eluso Lanna con un bel tocco, e l'arbitro va ad ammonire Marco Lanna. Direi, mentre lo stiamo rivedendo, abbastanza ineccepibile, ho usato un'aggettivazione, però devo dire francamente, lui aveva già cambiato traiettoria, il fallo sembra veniale, però è un fallo intenzionale sull'uomo, per cui giusta l'ammonizione. Primo ammonito della gara, Marco Lanna. Qua lo rivediamo, da apprezzare. Guardate, il tocco di Casiraghi, sì, ma non soltanto il braccio, anche col piede destro lo prende all'altezza del ginocchio. Si è vista anche la maglietta di Casiraghi, sì, tirata. Sì. Cartellino giallo per Lanna e calcio di punizione per la Lazio. Potrebbe tentare da lì anche Beppe Signori. Ci sono 5 uomini in barriera per Cervone. Quattro uomini, ora si raggiunge un altro della Lazio in area. Non è contento della distanza della barriera Signori, ma il nostro computer ci dice che invece è regolare. Va in fase di disturbo anche Winter. Signori si allarga e Terne lo chiude. Gottardi per Fuser nella sua posizione preferita, quella di alla destra. Vince il rimpallo con Lanna, appoggia per Winter che allarga ancora, poi cerca una conclusione volante un po' improbabile di Matteo. Altro nazionale di Arrigo Sacchi e altro giocatore sulla possibile lista di partenti in casa Lazio, una lista eccellente che comprende, oltre al trio d'attacco Di Matteo e Winter, sembra a rischio, nonostante un anno di contratto, anche la posizione di Carletto Mazzone sulla panchina giallorossa, ma ci sono delle vie d'uscita importanti. Una di queste si chiama Coppa UEFA. Winter per Fuser, posizione centrale, prova la botta ribattuta. Ultimo tocco di Carboni, rimessa in fase d'attacco per la Lazio, che adesso riesce ad allentare la pressione della Roma e si fa pericolosa come d'abitudine all'Olimpico. Ricordo che la Lazio vanta l'attacco migliore della Serie A con 41 gol. Fuser, centro basso anche sporco per Casiraghi. Balbo, squadra molto corte. Fallo di Totti su Bergodi, si lamenta Bergodi, ma Totti andrebbe ammonito. Si accende la prima mischia di questo derby. Va a far da pacere Carboni, l'arbitro giustamente chiama Totti che dovrebbe essere ammonito. Totti dovrebbe essere ammonito, però alla stessa stregua dovrebbe essere ammonito Bergodi, perché questo è un giocatore di grossa esperienza e si è reso autore di una reazione troppo plateale che è servita soltanto a scaldare gli animi. Fallo brutto però quello di Bruttino, sì, bruttino come fallo quello di Totti. Cartellino giallo di Nicchi è per il Golden Boy giallorosso. In contatto con Bergodi. Qua lo rivediamo netto sul ginocchio interno, cioè sul ginocchio della gamba sinistra. Questo è anche un fallo che fa male, perché ci è arrivato proprio. Si può capire un po' meglio la reazione di Bergodi. Si può capire, però troppo scomposta. Cioè, io non volevo accusare Bergodi, però dico, un giocatore di quell'esperienza deve aiutare a calmare gli animi. Bergodi, che è laziale vero e che probabilmente degli uomini in campo è quello che meglio di tutti incarna l'uomo derby, così come, grazie all'inquadratura della regia precedente, Carletto Mazzone sulla panchina giallorossa. Senza frutti il calcio di punizione, direttamente tra le braccia di Cervone. Bergodi che va allo stacco di Matteo. Statuto per Lanna, ennesimo lancio, scontro Bergodi del Vecchio. Altro fallo a favore della Lazio. Marco Del Vecchio, grande condizione, 2 gol per lui nella nazionale militare in settimana. Confermatissimo Zeman da Cragnotti. Potrà il tecnico boemo sviluppare a suo piacimento il programma che si è predisposto per la Lazio.
e lo farà probabilmente anche a scapito delle grandi firme. Zeman ha detto: per il mio gioco, per le mie idee, meglio giovani disposti al sacrificio più che star troppo celebrate. Terna per statuto, Carboni, spazio per lui sulla fascia, Doralletta, Fuser, ancora Terna che ha giocato un gran numero di palloni. Statuto di prima, l'appoggio di Cappioli, Aldair che ha seguito il centro basso, Totti appoggia dietro, Tern, la deviazione e sarà calcio d'angolo in favore della Roma. Jonas Tern, uomo importantissimo nella Roma, troppo spesso passa sotto silenzio, giocatore di grande intelligenza a centrocampo, ma come vediamo questa sera anche di grande dinamismo, disposto molto al sacrificio, ha recuperato spesso palloni in tackle. E ora è andato anche a una conclusione deviata, ne scaturisce questo calcio d'angolo che Winter allontana. Poi signori, attende proprio l'olandese, arriva Fuser a rimediare all'indecisione di Bergodi, di Matteo, ma solo per un attimo. Totti uno contro uno con Favalli, aspetta Terna, arriva anche Carboni che riceve, carica il sinistro, centro per Del Vecchio, si gira bene, Marchigiani ancora non trattiene, è lesto però a recuperare prima dell'arrivo di Balbo. Un paio di indecisioni del portierone biancoceleste, sono i brividi peggiori che hanno corso i tifosi della Lazio sinora. Petruzzi, Lanna, di Marco Lanna. Massimo, Fulvio, ecco, certo che se penso al derby dell'andata, questo è certamente un derby molto più combattuto, meno molto male. Più aperto, ecco, meno male, ecco, non prevale la paura. Comunque a conferma di quello che ti ho detto prima su Casiraghi, è lo stesso Zem, è lo stesso Mazzone che invita continuamente Carboni ad andare avanti, di non stare nella sua posizione di difensiva di terzino, ma andare avanti e costringere Casiraghi a fare il terzino, ecco, per questo mi sembra, non sono assolutamente d'accordo, trovo sacrificato Casiraghi in questo caso. Si sviluppa in avanti il gioco della Lazio con Gottardi, punta Lanna, va verso l'esterno, riesce a chiudere per il cross, è pronto a raccoglierlo però Cervone, subito per Tern. Scambiato con Balbo, poi Cappioli, ancora Balbo attaccato da dietro, da Favalli, in maniera regolare dice Nicchi, Winter, Fuser, arriva da dietro Casiraghi, prova ad accentrarsi, viene toccato al momento del lancio. Posizione veramente inusuale per Casiraghi questa sera, tanto che il celebrato tridente della Lazio non è poi tale, perché Casiraghi parte veramente molto da dietro. Gottardi per Fuser, ancora un contatto, Carboni, Casiraghi, qua rivediamo netto sul piede anche in questo caso, si è rialzato senza problemi Gigi Casiraghi. Gottardi batte il calcio di punizione per Di Matteo, seguito da Totti, Favalli, pallone ancora per la Lazio dopo la deviazione, intanto avvistato in tribuna anche Israel Maos, procuratore di Ocon, giocatore del Bruges che la Lazio sta inseguendo in queste ultime settimane al pari di giocatori sudamericani. Non a caso direttore sportivo Governato è in Sud America, ora in Argentina, è stato in Brasile per seguire Conceição e Amaral, due giocatori del Palmeiras. Calcio d'angolo nel frattempo in favore della squadra di Zeman, battuto sul primo palo, respinto da Cappioli,
rimessa laterale, ma sempre in zona d'attacco per la Lazio. Bel primo piano per Gigi Casiraghi. Contropasso, Favalli, ne approfitta Petruzzi. Intervento di Nicchi, calcio di punizione questa volta in favore della Roma. Totti, che ha giocato già due derby ma li ha persi tutti e due. Particolarmente vivo questa sera. Era una sterzata, un'inversione di tendenza. Totti che è stato proprio nel mirino della Lazio. Attenzione però a Balbo, finta rientrare, il cross di Matteo che allontana. Insiste Carboni, troppo tagliato, centro di Balbo, riesce la presa di Marchegiani. Totti, che all'inizio della sua carriera, dicevo, era stato proprio un osservato speciale della Lazio, ma Roma alla fine ha avuto la meglio. Boxic porta a spasso Aldair, ribattuto il suo cross in aiuto Carboni, scambiato con Statuto, prova a cambiare passo, lo fa Balbo. Triangolo rapidissimo con Carboni, la carica di Bergodi. Qua reclamano la munizione i calciatori della Roma, però sinceramente non sono d'accordo. Cioè, questo è un intervento falloso, ma un intervento normale di gioco. L'ha messo giù con la gamba di richiamo Bergodi. Sì. Non cattivo e no, cercava no. Il pallone. Posizione decentrata per questo calcio di punizione per la Roma quando siamo esattamente al 25esimo del primo tempo, il punteggio sempre di 0-0. Barriera comunque nutrita per Marchegiani, 5 uomini, arriva anche Signori. Tocca Carboni, Balbo, potente ma impreciso, Aldair, destro, Marchegiani, raccoglie senza nessun problema. Tern, pressato da Favalli, perde palla, va sulla fascia Favalli. Tern recupera e poi allontana. Del Vecchio cerca di proteggere il pallone, non ci riesce. Winter, Di Matteo, si alza la bandierina del guardaline. Sì, Favalli è rientrato in ritardo dalla sua posizione di fuorigioco, giusta la segnalazione di Fiori in questo caso. Lazio che sembra aver superato comunque il momento difficile dei primi minuti, ha subito la sturiata della Roma. Adesso è decisamente più equilibrato. Lanna, Petruzzi, in profondità Lanna, Del Vecchio cercava di farsi largo, lo stacca, come so farlo, funzione già battuta ma troppo rapidamente, o probabilmente anche in posizione irregolare. Ma devo dire la verità, secondo me Nicky qua stava aspettando Del Vecchio per redarguirlo e non si è reso conto che avevano già battuto regolarmente, per cui vabbè, capita, questi sono peccati minori. Mazzone ha detto: dopo 10 anni di pareggi, i derby li ho sbloccati io, li ho voluti sempre a viso aperto, e così giocheremo anche questa sera. Ci saranno molti gol, questa è la previsione di Carletto Mazzone. Di gol per il momento non c'è traccia, ma è vero che le squadre stanno giocando a viso aperto e stanno giocando per vincere questa partita. Casiraghi, Di Matteo attaccato da Totti. Questo è un altro intervento da Tergo sul piede d'appoggio, adesso aspettiamo di rivederlo, però è apparsa netta la scorrettezza di Totti. A terra Roberto Di Matteo. Più che altro con la gamba di richiamo, sì. Lui secondo me rivedendo lui si è fatto più male, diciamo in torsione cadendo. Non mi è sembrato particolarmente cattivo il fallo di Totti, francamente. Però era fallo, eccolo qua. Tocca prima con la gamba col piede sinistro, poi in torsione Di Matteo si fa male, si fa un po' peggio, ecco, diciamo. Si procura un po' più di dolore. Entra la Barella.
caricato Di Matteo. Ricordiamo che ogni intervento dei sanitari verrà recuperato con un minuto, in questo caso siccome si sta prolungando ulteriormente si può già prevedere facilmente che i minuti saranno due per questo intervento qua. Massimo, Fulvio, a proposito di Mazzone, è uno spettacolo vederlo in panchina, continuamente in piedi, inveire, incitare i suoi giocatori, parlare col guardalino e col quarto uomo addirittura. Poi non dimentichiamoci che Mazzone ha detto sì, volete lo spettacolo, ma a parte per, a un patto però che l'ambiente di chi perde non reagisca in modo negativo, perché dà ragione, i giocatori devono entrare in campo sereni, perché lui insomma imputa un po' all'opinione pubblica, alla stampa, di massacrare sempre gli sconfitti. La stampa romana sicuramente non è la più tenera che si possa trovare nella Serie A, sempre molto vicina alle due squadre, alle esigenze o alle speranze della tifoseria, ma questo certo non contribuisce alla serenità dei giocatori. Più zero. Per Casiraghi imprecisa, parte di Gottardi, allora Carboni. Totti. Intesa con Balbo, Totti prova a recuperare Fuser, non glielo permette. Signori, per lo scatto in profondità proprio di Fuser, coperto da Petruzzi che protegge l'uscita di Cervone. Nell'immagine ci ha proposto la regia di un recupero tenace ma pulito del pallone. Signori, spostato ancora da Totti. E qui anche il reclamizzato tridente della Roma. Totti sta giocando abbastanza arretrato, così come Del Vecchio. C'è da dire che la Roma, così come la Lazio d'altronde, riescono a tenere quasi sempre le squadre abbastanza corte. Gottardi appoggia Marchegiani sul pressing di Del Vecchio, poi non riesce tenere in campo un pallone che in effetti Marchegiani aveva dato troppo verso la linea esterna. Rimessa della Roma già effettuata, statuto, tocca Balbo, pallone che si impenna, Chamot, è arrivato Totti, ha cercato il gran destro ma non ha trovato il pallone. Petruzzi, molta calma. Turner. Gottardi, tutto di testa, poi Casiraghi. Fuser, scatta Casiraghi, tocco per lui, non riesce però a controllare perché è un po' arretrato il passaggio di Fuser. La Roma risponde subito con Carboni, Chamot prima di Matteo, poi allontana, c'erano ben due giocatori della Lazio in fuorigioco, ma Nicchi facendo di aver visto, ma si prosegue. Terra Cappioli, il gioco prosegue. Boxic chiama palla, signori, Boxic va verso il fondo, troppo però, c'era Signori in ottima posizione, è voluto andare verso il fondo Boxic, che cerca di giustificarsi con Signori, mentre nel frattempo Cappioli si è rialzato. Ha sbagliato però in questo caso il croato, che doveva cercare il suo capitano a centro area. Signori era abbastanza libero e in posizione estremamente invitante. Intanto c'è un fumogeno che disturba in campo. Allora Nicchi chiede giustamente che venga allontanato e poi si può riprendere. Vi ricordo l'appuntamento di domani con il processo di Biscardi, collegamento importante da Venezia con Calcetto dei Campioni. Ci saranno tanti protagonisti: Stoichkov, Weah, Ganz, Mihailovic, Marco Branca, Lanna, tanti saranno le firme del grande calcio a disputare questa partita. Noi con il processo saremo presenti, poi saranno portate alla luce alcune manovre segrete di mercato, solito valzer delle panchine. E poi si cercherà di capire o di
stabilire se tutti sono d'accordo che il Milan ha ormai cucito più di tre quarti dello scudetto sul petto. Anticipo aereo di Winter, fallo di mano di Del Vecchio, quello che probabilmente sta segnalando il guardaline, ed è per quello che si riprende con un calcio di punizione. Esatto, graziato Del Vecchio dal cartellino giallo, sì. Fai bene a specificarlo, io l'ho dato per scontato, comunque giustamente specificato. Qualche mese di galera non credo che gliel'avrebbero dato. No, evidentemente. Gottardi spintonato via da statuto. Cappioli. Fallo di mano di Matteo. Questo mi è sembrato sostanzialmente involontario, mentre quello di Del Vecchio invece era palesemente intenzionale. C'è in ogni caso calcio di punizione per la Roma. Marco Del Vecchio che ha detto potrei rimanere anche alla fine della stagione, ricordo che è in prestito dall'Inter con la maglia giallorossa, amo già questi colori, questa città. Devo quasi capire che preferirebbe rimanere alla corte di Sensi più che tornare in un Inter in costruzione come di Moratti. A terra sempre Carboni, che come Nicchi è di Arezzo, si rialza per fortuna il capitano giallorosso. Come dicevo, ha avuto problemi in settimana con il tendine d'Achille della gamba sinistra. Mattina probabilmente aprendo il giornale ha avuto una buona notizia, è stato indicato come quello più ammirato da Sabrina Ferilli, prossima alla ribalta di Sanremo, attrice molto bella. Sono poche fa piacere a Carboni, che peraltro ha già tre donne molto importanti nella sua vita, molto belle, moglie e due figli chiaramente. Pressato Petruzzi, Cervone allontana, Ciamotto, poi Statuto, Balbo, per lo scatto di Totti esce Marchegiani, grande tempismo, scivolato, poi Casiraghi, il rimpallo con Carboni lo sfavorisce, ancora Carboni, Statuto, pressing di Fuser, lo elude la Roma, Tern, Aldair, ancora un lancio per Balbo, ma questa volta forse oltre all'argentino c'era anche Del Vecchio in posizione irregolare. Sì, l'unico che era partito da dietro era Totti, però il pallone in questo caso si è decentrato molto, è stato indirizzato a Balbo, per cui giusta è stata l'interpretazione di Nicchi e di Zuccolini, cioè quella del fuorigioco non passivo, cioè attivo, punibile. Fulvio, un'annotazione per quanto riguarda lo schieramento della Roma, i quattro in linea dietro, ma soprattutto Aldair si fa vedere, e non soltanto Carboni, anche nella metà campo avversaria. Sì, comunque sono sia Aldair che Carboni, due esterni, perché due centrali Petruzzi e Lanna si preoccupano certamente di Casiraghi e di Boxis, però insomma, come vedi non trascurano anche la fase offensiva, specialmente Carboni, insomma sollecitato spesso da Mazzone. Comunque direi che la partita prima era avviata verso alti concetti di spettacolarità, sembrava molto più spettacolare prima, adesso pare che la paura di sbagliare faccia un po' rischiare poco i giocatori, per cui aspettiamo qualche colpo da parte di qualche fuoriclasse tipo Signori, che fino adesso è mancato. Con le mani Cavalli, Boxic, Winter anticipato da Statuto che ha recuperato ancora un pallone a centrocampo, l'ha scambiato con Cappioli, Tern, ancora Cappioli, buono l'anticipo di Favalli, Boxic, Signori in avanti, a rimorchio arriva anche Casiraghi, Boxic deve vedersela con Aldair che è in scivolata, non gli concede nulla, i giocatori della Roma volevano un ultimo tocco di Boxic, l'arbitro segna però il calcio d'angolo. Sembra, cioè Boxic l'ha toccata, però vorrei rivederla perché mi sembra che dopo il tocco di Boxic ulteriormente
l'abbia toccata Aldair in scivolata. Calcio d'angolo per la Lazio, battuto da Fuser, traiettoria lunga, ci arriva Cervone, peraltro non c'era nessun giocatore della Lazio in agguato. Signori, spinta ma riesce a prolungare, altra spinta poi su Casiraghi di Carboni che lo ha preso in consegna. L'ha toccato anche con la gamba sinistra. Bel duello tra due nazionali, Carboni e Casiraghi. Battuto di Matteo. Gottardi. Il fallo di Palbo. Massimo, Fulvio, c'è Boxic a bordo campo che sta parlando col medico sociale della Lazio e con Zemang, sta dicendo che si è stirato, per cui aia, probabilmente ci sarà un cambiamento. Ecco, la borsa del ghiaccio è pronta, ci sarà un, non so fino a che punto possa servire, comunque ci sarà certamente un cambiamento tattico da parte di Zemang. Lazio quindi per il momento in 10, chiama il cambio la panchina della Lazio, il quarto uomo fa segno di no perché il sostituto non è ancora pronto, ancora la casacca della tuta addosso. Allora signori, batte il calcio di punizione tagliato nel mucchio, Carboni di testa, poi Balbo, inquadratura dall'alto. Avremmo potuto notare come la Roma nell'azione precedente, ancora prima del calcio di punizione, fosse racchiusa in poco più di 15 metri credo, le tre linee, quella della difesa, del centrocampo e dell'attacco. Rambaudi in campo per Boxic. Signori, va a chiedere le nuove disposizioni. Rambaudi dovrebbe andare a destra, probabilmente Casiraghi verrà spostato al centro con Signori a sinistra. Vedremo comunque se queste saranno anche le decisioni di Zeman, quelle che appaiono le più logiche, e mi sembra che sono anche quelle che si stanno verificando adesso, seppur col pallone fermo. Sempre Di Matteo al calcio di punizione, batte in profondità cercando Casiraghi, lo trova, si coordina nello stretto con due uomini addosso, Gigi Casiraghi esplode il sinistro da un angolo più che difficile. Allora, sia Lanna che Aldair trovato oltre la coordinazione anche la potenza, non però la precisione. 7 gol in nazionale per Casiraghi in 29 presenze, 9 gol quest'anno, 45 in totale nel campionato di Serie A, per un attaccante a volte discusso ma sicuramente tra i più bravi in circolazione a livello mondiale. Si propone ancora Gottardi, Rambaudi, ha fermato Lanna che gli ha dato il benvenuto in questo derby. Statuto, Tern di prima, sempre per Carboni, viene chiuso Totti ma il pallone resta alla Roma. I minuti sono 42, nel primo tempo il punteggio sempre di 0-0. Statuto con le mani, Lanna, di Del Vecchio per Balbo, arriva prima Ciamotto, sarà calcio d'angolo. Abel Balbo, anche lui si sacrifica nel lavoro di raccordo. La caccia del gol numero 45 che nella storia del club giallorosso vorrebbe dire agguantare Föller. Propone Carboni, sempre per Del Vecchio, Ciamotto protegge l'uscita di Marchegiani. Signori, inserisce Fuser, Winter, signori, Gottardi, c'è Rambaudi, ora riceve, consegna chiaramente
parte, Carboni da quella parte, va fino in fondo, troppo però, perché supera anche la linea bianca Rambaudi. Si riprenderà con la rimessa dal fondo. Di Matteo. Casiraghi Fuser deve indietreggiare, c'era Statuto davanti a lui, parte il lancio per Signori che era in posizione regolare, ferma anche in acrobazia Aldair, poi fuori gioco proprio di Signori. Impressionante questa statistica, 134 presenze in Serie A, 90 gol per un attaccante che al di là di qualche infortunio è stato sempre al top della condizione, sempre pronto in zona gol, e chissà perché fuori dalla nazionale. Casiraghi, chiuso da Petrucci, esterno, prova ad allargare Rambaudi, intuito tutto Aldair, Tappioli, Terna, ancora Aldair, si intromette Winter, tiene in campo il pallone Capioli, siamo vicini alla segnalazione del recupero che potrebbe anche essere superiore ai 3 minuti. Aumenta il pressing ora la Lazio. Lanna, spinta di Del Vecchio su Gottardi, calcio di punizione per la Lazio. Dietro Fuser, Bergodi, due vanno a chiudere Gottardi, lo aiuta Fuser, Chamot, Cavalli, Lazio che elude il pressing ma sbaglia il lancio, Aldair, Terna, adesso in maniera speculare la Roma che ha problemi nel costruire il gioco, molto bravo però Del Vecchio, taglia fuori Gottardi, cerca Balbo al centro, trova il colpo di testa di Chamot, poi Totti, va dal sottile Bergodi che allontana. Rambaudi attaccato da Statuto, poi Fuser, scambio stretto con Casiraghi, Winter, largo c'è Signori, chiama palla Casiraghi al centro, due uomini su Signori, va in surplus, arriva anche Tern, Di Matteo, destro, deviato, Casiraghi, posizione regolare, Casiraghi, recuperato e sarà calcio d'angolo, era stato liberato da un rimpallo, Casiraghi in posizione regolare. Arriva però Petrucci che sta giocando una buona partita in copertura, non è il primo salvataggio decisivo del centrale di Mazzone. Arriva come un fulmine e toglie il pallone a Casiraghi, battuto il corner da Signori, ancora una volta troppo sul portiere, troppo nell'area piccola, e Cervone è protagonista indisturbato. Se ne sono andati i primi 2 minuti di recupero dei 3 annunciati. Favalli per quella che potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo. Chamot, Winter, Massimo, Fulvio, a proposito di questo calcio d'angolo, Zeman si è rivolto al Signori, gli ha detto, ma sempre così possibile, puntualmente sempre così, gli ha detto. Vedi, non l'abbiamo notato solo noi allora. Gottardi, Rambaudi, Signori che allarga, troppo però sia per Winter che per Casiraghi che insegue il pallone, lo tiene in campo ora l'olandese. Comincia da Bergodi, stanno
scadendo i 3 minuti di recupero, e infatti con precisione straordinaria Nicky dà il segnale di chiusura di un discreto primo tempo, un grande inizio soprattutto per merito della Roma, che è andata all'assalto, poi la Lazio ha avuto il merito di sapere controllare, di capovolgere la situazione sul campo. Il risultato però è, come vedete, di 0-0. Le occasioni non sono state tantissime, anche se gioco c'è stato, e non soltanto a centrocampo. L'augurio è che finalmente riusciamo a vedere qualche gol nel secondo tempo. Ci fermiamo qui, diamo la linea alla regia, torneremo all'Olimpico tra pochissimo. Entrano in campo Lazio e Roma per disputare il secondo tempo, squadre che sono ancora negli spogliatoi. Io ne approfitto ancora una volta per chiamare in causa Fulvio Collovati. Fulvio, un derby che è iniziato bene, un buon inizio della Roma, poi la Lazio ha risposto, poi le squadre si sono sedute. Si sono sedute ed è, diciamo, ha avuto la meglio la preoccupazione, il fatto di la preoccupazione di rischiare poco. Guarda, io uscendo dal campo a fine partita ho sentito una dichiarazione ai suoi compagni di Bergodi, che ha detto: ci stiamo preoccupando solo di difendere. Ecco, in questa dichiarazione sta tutto il derby di questa sera. Due squadre preoccupate, probabilmente più la Lazio della Roma, perché la Roma ha fatto la sua partita, ha cercato di costruire. Poi però, se vai a vedere nel tabellino le azioni, i portieri sono stati impegnati pochissimo, ecco. Senti, ma usa un po' quella sfera di cristallo che ho visto che ti sei portato. Non ho il pendolino sera. No, ma ho visto che hai una sfera di cristallo. Comincia a leggere dentro il secondo tempo. Ma guarda, io penso che il destino abbia dato una mano a Zeman, perché trovavo assurda la mossa di mettere Casiraghi sulla fascia destra, sacrificarlo, e l'ho detto e lo ripeto tuttora, per cui si è fatto male Boxic, che era anche ben marcato dal Dair, e adesso con l'inserimento di praticamente lo schema più caro a Zeman, questo. Però insomma, c'è da dire che invece bisognerà vedere se poi Mazzone dall'altra parte rischierà o Maniero o Fonseca, perché anche la Roma qualcosa di più in fase offensiva dovrà fare. Ecco, direi che le due difese e il centrocampo hanno tenuto bene, ecco. Direi che sono mancati due attacchi. Prima di dare la linea a Mino Taveri, che me la sta chiedendo, i giocatori intanto stanno rientrando. Parlando di Roma, Fulvio, ho visto un Balbo che sta rientrando anche molto però. Scusa Massimo, non ti ho sentito. Dicevo, parlando di Roma, un Balbo che sta rientrando anche molto però a centrocampo. Massimo, non ti ho sentito, scusami. Rimandiamo al secondo tempo, sì. Questa annotazione su Balbo, linea a Mino Taveri. Ciao Berdo. Ehi. Mino? No. E allora che faccio? Ritorniamo su Collovati, vediamo se Fulvio. Problemi. Claudio. Niente, problemi di microfono. Allora teniamo noi la linea, stanno rientrando in campo le squadre, non mi sembra di vedere variazioni nella Roma, che è già rientrata. Sofferente lo sguardo di Cristiano Bergodi, che si toccava una coscia, la coscia destra, anche una fasciatura. Io ricorderei quelle che sono le formazioni per la Lazio: Marchegiani, Gottardi, Bergodi, Di Matteo, Favalli, Chamot, Fuser, Boxic, che è stato sostituito da Rambaudi. Ricordo l'infortunio di Alain Boxic nel primo tempo. Casiraghi, Vintere e Signori per la Roma. Cervone, Capioli e Lanna, Petruzzi, Aldair, Carboni, Tern, Statuto, Balbo, Totti e Del Vecchio. Tutto è pronto adesso per l'inizio del secondo tempo. Sarà la Lazio a toccare il primo pallone di questa ripresa. Ancora molti fumogeni da una parte e dall'altra. Fanno indugiare Nicky per riprendere il gioco. È un piccolo prezzo che bisogna pagare allo spettacolo che abbiamo più volte sottolineato da parte delle due curve. Si parte. Con Vinter in possesso di palla. Lancio di Chamot. Anticipo di Carboni prima, poi la sponda di Balbo. Scambiato con Totti. Attende l'inserimento del capitano. Il cross deviato da Fuser. Pallone che resta in possesso della Roma. Per la rimessa ancora di Amedeo Carboni. Matteo,
lancio di Lanna, copre senza problemi la difesa della Lazio. Ora Lanna allo stacco, Carboni si guarda intorno, Statuto trova Balbo, palla da dietro di Winter. Il fallo c'è sicuramente, non particolarmente violento, cercava il pallone anche in questo caso. Balbo quasi al limite, provato il destro, incontrato da Bergodi. Casiraghi, ferma Lanna, poi Petruzzi, Tern. Aldair attaccato da Signori, elude con una finta e con grande tranquillità, poi Capioli. Falloso. Tackle di Matteo su Totti, netto sulle gambe, indiscutibile, sempre nel vivo del gioco. Totti protagonista insieme a Terne e Petruzzi nella Roma nel primo tempo. Lo svedese batte il calcio di punizione lungo in area del Vecchio, sfiora il pallone, poi cerca di mantenerlo in campo, non ci riesce. Sarà rimessa dal fondo. Ancora qualche discussione. Si lamenta Diego Fuser, che con un gran tiro da lontano, quella che è la sua specialità, ha posto fine alla serie nera in trasferta della Lazio. Lanciato Capioli, il cross, marcheggiato in anticipo su tutti. Rambaudi. Casiraghi, Totti, Balbo, va in dribbling, resiste, poi va giù, contatto con Favalli, e anche per Favalli è pronto il cartellino giallo. In effetti Favalli viene ammonito, qua rivediamo l'intervento scoordinato, prende nettamente le gambe, poi aveva avuto anche un certo tipo di ripetitività di falli su Balbo, di conseguenza più che giusta l'ammonizione. Terzo ammonito dopo Lanna e Totti, nessuno dei giocatori definiti sul taccuino dei cattivi, erano però in diffida, sono Carboni e Petruzzi nella Roma e Rambaudi nella Lazio, giocatori diffidati. Carboni a battere questo calcio di punizione accanto a Setterna. Si aggiunge Signori come quarto uomo in barriera per Marchegiani. 5 giallorossi in area. Tiro di Carboni tra le braccia di Marchegiani. Marchegiani che in settimana compirà 30 anni. Un altro compleanno eccellente dopo quello di ieri di Signori e un altro ieri del portiere della Nazionale. Sta per recuperare un pallone a centrocampo, non ci riesce. Statuto del Vecchio contrastato efficacemente da Bergodi. Rambaudi fermato da Carboni con un fallo. Entra sulle gambe di Rambaudi Carboni. Ci ha evidenziato anche il replay. Tocca Gottardi. Grande palla Fuser, Rambaudi. Sbaglia Gottardi. Polento anche di Matteo. Poi il fallo di Favalli su Cappioli. Che era appena stato ammonito, Aldair, Totti, sgomita Chamot, Guardalini dice che è falloso, fischia Necchi, punizione per la Roma. Dice bene il Guardalini, adesso se dice bene i fiori, adesso rivediamo, guardate, ecco qua il gomito di Chamot che fa per spingere, c'è da notare appunto anche che anche Totti stava trattenendo la manica della maglia, però devo dire francamente dopo che ha subito il primo fallo, la prima spinta. Stessa situazione di prima con Terne e Carboni sul pallone, tocca lateralmente però Carboni ha
Aldair. Lazio chiude e poi riparte con Rambaudi, inseguito da Statuto. Lo trattiene, lo porta giù. È venuta vistosissima per la maglia. E qua è la visto che cosa ci ha regalato la nostra regia? Esatto, il fallo di Rambaudi che obbliga Statuto a commettere fallo su di lui. Queste sono le astuzie del mestiere dei calciatori. Si riprenderà con la rimessa di Cervone. Come vedete i minuti sono 6:30 del secondo tempo, punteggio sempre sullo 0-0, lanciato Casiraghi, Lanna tocca indietro, si scontra con Cervone e poi rimedia la Roma, resta a terra però Casiraghi. La Lazio con Rambaudi, Lanna allontana, panico nell'area della Roma, ma attenzione perché Casiraghi è a terra, dovrebbe intervenire Necchi, lo fa con ritardo. Esatto, era quello che ti sollecitavo, intervenire immediatamente perché Casiraghi ha preso un colpo alla testa. Ecco, praticamente il ginocchio destro di Cervone. Qua c'è ritardo sull'intervento, doveva intervenire prima. Colpo terrificante ha preso Casiraghi, speriamo che non sia niente di grave. Spero non sia veramente nulla di grave per Gigi Casiraghi, che resta a terra. C'è il medico, il dottor Bartolini. Si muove Doriano, il massaggiatore della Lazio. Adesso Signori stava parlando con Lanna. Lanna interviene. Lanna si appoggia. Ah, brutto. Sì, brutto. Proprio a sandwich c'è rimasto, sì. Dentro. L'intervento non è volontario né da parte di Cervone né di Lanna. Però sicuramente un colpo terribile ha preso Casiraghi. Brutto, sì. Tra l'altro è uscito male Cervone perché gli stava toccando indietro il pallone Lanna, che probabilmente non ha visto uscire il portiere. E adesso viene portato fuori in barella Gigi Casiraghi. Io spero che Fulvio Collovati riesca ad avere notizie sulle condizioni di Casiraghi quanto prima. Si riprende a giocare con la Lazio in 10. Il rilancio lungo di Chamot, Signori in fuorigioco. Non è convinto, ma era in fuorigioco, non era rientrato, leggermente in ritardo la segnalazione di Zuccolini. Si scalda Moriero vicino alla panchina di Mazzone e per fortuna rientra Casiraghi tra gli applausi del pubblico, finalmente anche i nostri. Bella paura ci ha fatto per Casiraghi, ma si è preso una bella botta veramente, sì. Bergodi, l'anticipo secco di Carboni, il contropiede della Roma. Carboni tiene palla spalla a spalla al limite dell'area, viene chiuso da Chamot, fallo dice Nicchi e c'è calcio di punizione dal limite per la Roma. Qua rivediamo il fallo ineccepibile, direi, il fallo di Chamot, visto che non prende più il pallone, lo spintona e ci si allarga, butta dietro per confondere le idee, si butta a terra anche lui, però insomma, ormai il più era fatto. Deve fare attenzione Luca Marchegiani, pallone non più di un paio di metri dall'area di rigore, anche abbastanza centrale, si è rialzato Amedeo Carboni, sarà probabilmente Balbo a battere terna sul pallone, più indietro l'argentino, distanza ancora non regolamentare perché c'è Signori. Balbo ha provato, non di potenza ma di precisione, incoccia nella barriera, poi svirgola Chamot, rimedia Marchegiani. Bel Balbo di piede, poi di testa, molto problemi la retroguardia biancoceleste. Altro out per la Roma, Carboni per Statuto, attaccato da Rambaudi, Tern, aumenta il pressing ancora una volta la Lazio, altro fallo di Chamot. Qua io non sono molto d'accordo, secondo me qua il fallo l'ha fatto Totti, che si è frapposto nella direttrice di Chamot.
Cappioli, Terna, sale ancora a chiudere Bergodi, poi Chamot tenta di allontanare, alle sue spalle spunta Balbo, tocca il pallone, l'out è per la Lazio. Favalli direttamente fuori il pallone, la rimessa di Aldair, Lanna, di testa Del Vecchio ancora per l'inesauribile Carboni, fermato di Matteo, Carboni con le mani, Del Vecchio rimessa dal fondo, dice Nicchi, forse non ha sbagliato, infatti anche Del Vecchio è stato molto calmo, per cui la mia impressione è che l'ultimo a toccare sia stato proprio Del Vecchio. Scruta la situazione Zeman, Casiraghi rientrato al pieno dell'efficienza, apre benissimo per Rambaudi, taglia il campo, ma il pallone leggermente troppo lungo. Attaccato Statuto da Fuser, pasticcia Statuto, la rimessa è della Lazio, sta stringendo i tempi la squadra di Zeman. Fuser scambiato con Rambaudi, ancora un appoggio di Rambaudi sbagliato, però per Bergodi che ancora una volta pare sofferente per il problema alla coscia destra fino a far smorfio di dolore. Casiraghi, Dair evita anche il fallo laterale, il pubblico gli tributa un giusto applauso. Lanna, dopo il colpo di testa di Bergodi, quello di Carboni, Totti, in avanti c'è Del Vecchio in posizione centrale, stava andando incontro al pallone Balbo, è recuperato però su Carboni, giocatori della Lazio, ora con Fuser, Signori, partecipa alla manovra di Matteo, la Lazio si allarga con Favalli, in avanti c'è Pinter, al centro Casiraghi, ecco l'olandese per chiudere un triangolo impossibile che Cappioli ha letto ancora prima di Favalli. Terna, passaggio Balbo che è in netta posizione di offside, ora va bene alla Roma perché c'è il fallo su Terne che stava portando palla, era scattato Balbo ben oltre i difensori della Lazio. E Aldair che batterà il calcio di punizione, mentre vediamo Terne passato con il Malmo, ha vinto 5 titoli svedesi e 2 coppe nazionali, un altro scudetto l'ho portato a casa in Portogallo con il Benfica di Eriksson, è lui che batte, palla nel mucchio, Marchegiani senza problemi. Lanna, nonostante la pressione di Casiraghi, allontana, Rambaudi, Fuser, Gottardi, Fulvio, l'impressione è che la Lazio voglia aumentare il ritmo, la spinta offensiva, ma non riesca a trovare il bandolo della matassa. Non riesce a trovare il bandolo e guarda, ti dico prima in quello scambio mancato, quell'1-2 tra Favalli e Winters, molto arrabbiato Zeman, perché evidentemente lui sa quali sono i suoi schemi a volte anche ripetitivi, come ha detto anche Cragnotti in settimana, però Zeman sappiamo che dà molta importanza agli schemi, però io ritengo che la fantasia, quello che sta mancando probabilmente a questa Lazio questa sera, la fantasia di Signori, probabilmente anche di Matteo, di Fuser,
quella che probabilmente manca questa Lazio, perché sono schemi, non so, abbiamo visto quando il centrale Casiraghi va incontro al pallone, poi quella splendida apertura per Rambaudi, quelli un po' sono gli schemi e quelle aperture che vuole, desidera tanto Zema. Statuto per Del Vecchio, Rambaldo, pallone prolungato, Totti anticipa Pavalli ed Inter, ancora l'olandese resiste un paio di cariche, lo ferma regolarmente Statuto. Aldair, Terna, riparte la Roma, Totti, contatto tra Bergodi e Balbo, calcio di punizione. Sta crescendo anche l'apporto di Abel Balbo, sta giocando qualche metro più avanti rispetto alla posizione del primo tempo. Resiste Totti, mi sembra che non possa farlo poi Balbo. In effetti qua non vediamo, però ha subito nettamente il fallo da parte di Bergodi, non poteva resistere, come dicevi giustamente. Quasi 17 minuti nel secondo tempo, Lazio 0, Roma 0, derby numero 134 della capitale. Ancora una volta la punizione che va a infrangersi sul muro, sul tentativo di Balbo. Aldair pronto alla rimessa, muove Terne, scambia col brasiliano sul cross, la direzione di Winter, ancora un out per la Roma. Aldair, un inizio di carriera difficile in Brasile, preso da un provino, dopo un provino dal Vasco da Gama, fuggì addirittura, la sua fortuna può essere notato da Juarez, allenatore del Vasco, ma attenzione a Marchegiani, salva la disperata su Balbo, grande intervento la Lazio, può ripartire Rambaudi, Di Matteo, Casiraghi prova con la coscia a seguire, alle sue spalle c'era Petruzzi, Fuser, Casiraghi prova ancora di forza, lo mette giù Petruzzi, poi Aldair. In effetti queste sono le scene che non dovremmo mai vedere. Il fallo l'ha fatto Petruzzi, è più che evidente. Aldair non so cosa sia andato a protestare con Casiraghi, che tra l'altro se ne stava buono e tranquillo. Bravissimo Marchegiani di piede a fermare Balbo, una situazione in cui la difesa della Lazio era nettamente sbilanciata. Continua a sorridere Casiraghi, molto più sereno di quanto non apparisse prima Aldair. Ora attenzione alla potenza di Fuser, sarà lui a provare. Continua a lamentarsi della distanza della barriera, signori, ma il computer continua a dire che sbaglia. Fuser prova, il tiro è ribattuto, ancora la Lazio, Casiraghi, Rambaudi si gira, poi Gottardi ci trova il pallone sulla testa, più o meno non sa che fare, verso l'esterno Rambaudi, ancora una volta chiuso bene da Petruzzi. Sta ravvivando un po' la gara, siamo intorno al 20° del secondo tempo, conteggio sempre di 0-0. I movimenti sulla panchina della Roma, sembra intenzionata anche ad operare un cambio. Attenzione battuta dai giallorossi, Cappioli cercare Del Vecchio, anticipato da Gottardi, poi Fuser non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Squadre leggermente più aperte, più disposte a giocarsi la gara, in finale tutto da seguire. Avanza Lanna a disturbare Marchegiani, Cappioli, Del Vecchio, anche Balbo. Esce Marchegiani, allontana di pugno Aldair, destro, brivido.
uscita coraggiosa di Marchegiani all'altezza del dischetto del rigore, ha battuto di potenza ma di leggero collo esterno destro Aldair. Riesce ad allontanare di pugno Marchegiani, stava rientrando Aldair, è andato di potenza ma non ho trovato la precisione. Terna, Cappioli, ancora lo svedese, si propone Carboni, c'è lo statuto fermato con un fallo da Fuser. Qua Fuser appoggia, sì, probabilmente è stato il contatto con la gamba, ha appoggiato anche le braccia, fallo. Sì. Fallo sì. Sì. Cioè, no, ma stavo pensando al fatto delle ammonizioni, cioè, non è neanche che si possa ammonire ad ogni fallo. Favalli, c'è lontano, pallone non è possato. Continua a dare indicazioni ai suoi uomini. Rientra il pallone qui, si è iniziata la gara, allora Nicchi lo fa ricambiare. Rimessa di Cappioli, c'è un contatto in area e secondo Nicchi è Del Vecchio che ha fatto fallo. Rivediamo, credo che abbia ragione Nicchi, rivediamo per maggiore sicurezza, guardiamo l'immagine, penso proprio che abbia ragione Nicchi. Gottardi, lungo per lo scatto di Rambaudi, Lanne è netto anticipo, la gamba tesa di Fuser, punizione già battuta a favore di Statuto. Terna, Petruzzi si prepara, il giovane Grandoni della primavera, Statuto probabilmente al posto di Bergodi. Terna ha spazio davanti a sé, prova il destro, Marchegiani, presa ferrea. Massimo, Fulvio è molto preoccupato Zeman quando ci sono le punizioni laterali battute da Carboni o a volte anche da Cappioli o da Terna, non a caso fa segno ai suoi, soprattutto per Godi, di disporre una difesa a 5 richiamando, oltre ai 4 difensori abituali, richiamando Di Matteo in linea con i 4. Attenzione intanto a questo capovolgimento di fronte, Cappioli guarda il centro, il cross troppo lungo per Del Vecchio che poi rotola verso la porta. Pericolosa la Roma in questo capovolgimento di fronte, mentre Lazio continua a chiamare il cambio. Il gioco prosegue, Rambaudi, Casiraghi, Signori, lo ferma bene Lanna, Petruzzi. Adesso la curva sud sta incitando la Roma perché capisce che il momento è positivo per la squadra di Mazzone. Aldair va giù dopo il contatto di Favalli, si prosegue, Cappioli, fermato Totti da Bergodi, però a percussione la Roma, Nicchi ferma il gioco, autorizza il cambio. E va a dire qualcosa a Mazzone col quale si è preso poco fa per l'intervento su Del Vecchio. Però mi sembra un dialogo abbastanza, avevo visto Mazzone un pochettino più vivace, mi è sembrato un dialogo abbastanza sereno. Tranquillo da entrambe le parti. Esce intanto Cristiano Bergodi che ha tenuto finché ha potuto il campo da laziale vero, adesso non ce la fa veramente più ed entra Grandoni, Alessandro Grandoni, classe 77, luglio 77, nato a Terni. Terne sembra incaricarsi di questo calcio di punizione, un bel buchio in area, pallone scodellato, Carboni, Cappioli era in agguato, Winter lo anticipa, Aldair prova ad andarsene nel breve, ancora un contatto con Favalli e nuovamente calcio di punizione.
Odair comincia a diventare una delle fonti di gioco della Roma questa sera. Surplus su Winter, arriva in raddoppio Favalli, lo mette giù. Favalli può diventare una fonte di problemi per la Lazio se non fa attenzione, perché è già stato ammonito e viene pescato ripetutamente in fallo. Un po' in difficoltà, ricordo che Favalli ha un problema perché ha una ferita al piede. Totti al calcio di punizione lungo Marchegiani, presa sicura, anticipa Lanna. Petruzzi, Di Matteo, Statuto, Balbo mette palla a terra, Terna per il lancio, la buona guardia, Gottardi, Carboni, scivolata, chiuso in maniera regolare da Di Matteo, sale ancora Gottardi con il rimpallo, serve in profondità Rambaudi. Fuser, poi Casiraghi, si inserisce anche Winter, l'appoggia per Signori, Signori prova il sinistro, non è preciso, si lamenta, si carica Beppe Signori. Anche Signori aveva detto chi pensa che questo derby finirà in pareggio si sbaglia, una delle due squadre vincerà, ma non resta molto tempo, poco più di un quarto d'ora alla fine. Tocca il pallone Carboni ma lo recupera Gottardi. Carboni di forza lo rifà suo su Rambaudi, Statuto in aiuto, Terna, ancora Carboni, Totti. Buona la triangolazione con Del Vecchio, al centro c'è Balbo, arriva anche Campioli, cerca spazio Totti ma Grandoni non glielo concede. Notevole il primo intervento di questo ragazzo. Allora Petruzzi tenta dalla parte opposta, appoggiandosi ancora su Aldair, sguscia via Signori che lo insegue da dietro, lo falcia e va. E si becca il cartellino pescare giallo. Pescare l'ammonizione. Ineccepibile, guardate che brutto questo intervento, non tanto per la violenza quanto perché lo va a cercare per metterlo giù, brutto veramente. Quarto ammonito dopo Favalli, Lanna e Totti. Qua lo rivediamo, qua cerca nettamente le gambe, tra l'altro impedisce anche a Winter di abbozzare qualsiasi tipo di intervento, visto che stava aspettando Aldair. Adesso si fanno sentire le due tifoserie, sempre vive peraltro per tutto il gioco, quasi 50 falli in totale. Terna in slalom, poi allarga, nessuno intuisce le sue intenzioni. Massimo, sì, Fulvio. Volevo dire a Massimo Chiesa che ormai c'è un vero e proprio dialogo tra Nicchi e Mazzone, perché gli continua a dire mister stia seduto, invece continuamente in piedi, ma direi che insomma i toni, come avete detto voi, sono abbastanza tranquilli. Intanto per il finale si prepara anche Fonseca, esce Grandoni, lo chiude Tern, Balbo lanciato verso l'area a contatto con Gottardi, qui Nicchi sorvola, io qualche dubbio ce l'ho, voglio vedere il replay. Voglio vederlo anch'io il replay, detto francamente, voglio vederlo anch'io, vediamo un po'. È Balbo che sai va che il Balbo è il primo che tocca l'avversario. Esatto. Sì. È Balbo che va a dare una spallata a Gottardi, sì. Gottardi cade e cade anche Balbo. Ha visto molto bene Nicchi, che era peraltro in buona posizione, ma è stato bravo a giudicare. Eccolo il cambio, uscirà Del Vecchio ed entra Fonseca. Fonseca che ha problemi al ginocchio, ma ha un quarto d'ora di tempo per giocare anche lui questo derby. Ovazione della Sud per Daniel Fonseca, che va a rinforzare l'attacco della squadra di Mazzone. Si riprende Lanna, Statuto da lontano, anche il bersaglio grosso.
Intanto Fulvio, io volevo sottolineare l'esordio di questo ragazzo nel derby olimpico esaurito. Ma io adesso non so se questo ragazzo è romano oppure è di Terni, per cui penso che sia il sogno di ogni ragazzino debuttare in Serie A, ma poi soprattutto debuttare in un derby. Direi che si è fatto subito valere con un ottimo intervento quando ha tolto il pallone, ha dimostrato grande sicurezza. Evidentemente se Zeman l'ha portato in panchina vuol dire che ha grande fiducia in lui. Sì, sta giocando con grande personalità. Lancio in avanti Di Matteo, Fuser, la sovrapposizione di Gottardi, taglia verso il centro Fuser, Casiraghi, controllo, si accentra, prova la deviazione, Cervone ci arriva, finta secca, c'era stata anche una deviazione sul tiro di Casiraghi, ha coperto benissimo il suo palo Giovanni Cervone, si allunga da suo il pallone Gottardi. Adesso è la Nord che sta incitando i biancocelesti, la chiama al gol partita. Lanna chiude tutti gli spazi. Fonseca, statuto Tern, uruguagio, Cappioli. C'è un paio di rimpalli Fonseca, poi lo mette giù Di Matteo. Che era più arretrato nella sua posizione in campo rispetto a quella di Balbo e Totti, ha tenuto un buon pallone, poi ineccepibile la decisione di Nicchi che, Massimo, mi sembra stia arbitrando bene. Sta arbitrando molto bene, sta arbitrando veramente molto bene, giusto dirlo quando diciamo la partita prende un certo tipo di... Battuto il calcio di punizione ancora per Fonseca, Winter evita il calcio d'angolo, i signori riparte lungo per Casiraghi, e accenna soltanto lo scatto perché Petruzzi è in netto anticipo. I minuti sono 32 nel secondo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Roma. Lanna per Tern, squadre ancora una volta abbastanza corte, non chiude il Tern il triangolo con Carboni per l'intervento di Gottardi, la rimessa sarà per la Lazio, altro cambio, Moriero per Cappioli, sta giocando tutte le sue carte Mazzone, forze fresche soprattutto in avanti, questa la dice lunga su quella che è la volontà del tecnico giallorosso. Pronta la Lazio alla rimessa mentre Nicchi annota la sostituzione con l'ingresso di Checco Moriero. Chamotte, sale anche lui. Petruzzi, Winter. Fuser. Rambaudi. Casiraghi. Fermato da Carboni. Scivola sul fondo. Ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento di domani, il processo di Biscardi, collegamento con Venezia, ci sarà il calcetto dei campioni, ma dei campioni di oggi, con tanti grandi firme presenti. Qui vediamo la difesa a 4 in linea della Lazio, ma anche il tridente della Roma, in questo caso giocava con i tre uomini avanzati. Il terzo, insieme a Balbo e Fonseca, è Moriero, mentre Totti, ora leggermente più arretrato, oltre al collegamento con Venezia, poi domani il processo di Biscardi, naturalmente spazio agli argomenti campionato presente, ma anche ci si proietterà quello futuro con cambiamenti nelle squadre e sulle panchine. L'anticipo di Petruzzi, Tern allarga per Moriero, al centro Balbo e Fonseca, parte il cross lungo Marchegiani, ancora una volta segna benissimo il tempo dell'uscita Rambaudi, signori, davanti c'è il solo Casiraghi, due vanno a chiudere su signori, il fallo di Carboni. Carboni protesta molto, aspettiamo di rivedere il replay, però la sensazione è stata del fallo abbastanza netto anche.
E replay ce lo riconferma, ginocchio sinistro. Cioè, non riesco a capire se non se ne rendono conto veramente o se... Fallo è netto. Fallo questo di Amadeo Carbone. Pericolo per Cervone. Mancano poco meno di 10 minuti alla fine. Assordante ora il coro della curva nord. Signori, potrebbe cercare anche la battuta diretta. Ci sono anche 4 uomini in area. Chamot, Winter, Rambaudi e Casiraghi. Al limite anche il tiratore Fuser. Signori, prova Cervone, miracolo sul siluro di Beppe Signori. Risponde da campione Giovanni Cervone, ma grande Beppe Signori, tagliato, potente, preciso. Ci arriva Cervone, battuto il calcio d'angolo, tagliato corto questa volta, ancora l'anticipo di Fonseca e nuovamente calcio d'angolo, forcing della Lazio. Ancora Signori dalla bandierina nel mucchio, Rambaudi, ma c'è calcio di rigore, fallo di mano netto ed è calcio di rigore per la Lazio. Vorrei rivedere, ma l'impressione è che il fallo di mano sia stato nettissimo. Nettissimo, sono d'accordo anch'io, adesso qua lo rivediamo. Lanna, incredibile, incredibile, incredibile veramente, calcio di rigore netto. Saltato fuori tempo, ha colpito il pallone con la mano, calcio di rigore nettissimo. Grande occasione ora per la Lazio. Protestano i giocatori della Roma, ma... No, è assurdo, è inutile, anzi... Veramente non capisco perché. Sì, diciamo che Lanna è stato anche graziato con il cartellino giallo, perché qua ci stanno anche, essendo intenzionale, ci sono tutti gli estremi per l'ammonizione. Eh sì, non c'è neanche una spinta, mi sembra, ai danni di Lanna, e comunque non di un giocatore della Lazio, nel caso l'uomo dietro è Aldair. Calcio di rigore, l'emozione più grande. Dagli 11 metri la sfida tra Beppe Signori e Giovanni Cervone, c'è già stata nel derby. Signori aveva fatto gol, chiama il cambio perché vuole un po' confondere, vuole ritardare la battuta del calcio di rigore. Mazzone chiama una sostituzione, chiaramente in fase di disturbo, poi anche Statuto è andato a dire qualcosa, ha spostato il pallone dal dischetto. Esce Totti, che ha anche un bel gesto, saluta Favalli ed entra Di Biagio per questo finale incandescente. 38 minuti sul cronometro nel secondo tempo, calcio di rigore per la Lazio. La tensione sul volto, la paura, il terrore sul volto di Mazzone. Calcio di rigore dagli 11 metri, sfida Signori Cervone. Tutti gli uomini sono fuori dall'area. Nicchi fa regolare il posizionamento del pallone, che è proprio al limite del dischetto, in corsa corta, solito passo e tiro, fischia Signori, rete! Lazio in vantaggio, Beppe Signori trasforma dal dischetto e poi va a gioire sotto la nord. Attenzione ad uscire, è già stato ammonito Signori, attenzione. Si trascina dietro tutti i raccattapalle, la Lazio è in vantaggio, Signori trasforma con freddezza, di piatto, spiazza Cervone, la Lazio è in vantaggio al 39esimo. Espulsione di Signori per somma di ammonizioni e anche questa è ineccepibile. Sì, ma è anche comprensibile la gioia di Signori. Fulvio. Massimo, ho visto Zeman esultare con le braccia al cielo, pensa, non è mai successo, un imperturbabile Zeman, sempre calmo, tranquillo, con la sigaretta in bocca, anche lui Fulvio, Signori, si è lasciato andare. Signori è stato espulso, sa sì. Che Nicky ha ragione, è andato a dargli la mano, adesso va a portare la fascia di capitano a Marchegiani. Sì, io volevo un contributo, no scusami Fulvio, io voglio, dimmi, un contributo da giocatore. Ha trasformato un rigore nel derby, esce espulso, braccia alzate, sapeva probabilmente di essere ammonito, non sarà molto professionale, è comprensibile secondo te? Ma tu sai che io non la penso così, io sono, sempre, so, per la sono sempre per la professionalità, ma qui a Roma va capito, perché il pubblico è talmente caloroso, talmente emotivo, che un gesto così va capito, a mio avviso. Lazio in vantaggio, meno di 5 minuti più recupero. Lazio in 10 per l'espulsione di Beppe Signori, somma d'ammonizioni
E intanto c'è qualche tafferuglio perché la polizia sta entrando proprio sotto la Monte Mario, nella parte dei distinti. Ultimi minuti tutti da vivere veramente. Terne con le mani, Petruzzi, ancora Terne, e si alza alto nel cielo l'urlo Lazio Ale da parte dei tifosi della Lazio. Statuto dalla distanza, Marcheggiani copre bene il suo palo. Massimo, da buon arbitro, da grande arbitro quale sei stato, tu l'avresti espulso, avresti preso il regolamento in mano? Sì, in questo caso sì, perché è troppo plateale. Mi dispiace per Signori, perché io capisco appieno al 100% Signori, però doveva pensarci un momento. Infatti, quando l'ho visto uscire mi sono sentito gelare per lui, chiaramente. L'hai detto, infatti. E per la Lazio, che adesso è rimasta in 10. Fuseri in anticipo, ma la Lazio in avanti, 2 contro 2. Casiraghi c'è in posizione irregolare, Vinter, e Casiraghi giustamente tiene il pallone. Attende Fuser, che va a largo, vuol guadagnare secondi, prende anche il pallo di Carboni. Massimo, solamente una cosa per dirti che noi Signori l'abbiamo capito, ma non l'ha capito Zeman, perché non ti riferisco a quello che quando ha saputo dell'espulsione era girato, però non ti riferisco a quello che ha detto. Me lo immagino, Fulvio. Intanto Signori è rimasto all'imbocco del tunnel per soffrire insieme ai suoi compagni. Calcio di punizione per la Lazio, battuto da Rambaudio, spiora in aria Casiraghi, sfiora il pallone di testa. Aldair prova ad allontanarlo, l'ultimo tocco è di Vinter, deve stringere i tempi la Roma. Di Biagio guadagna e effettua lui stesso la rimessa laterale. Terne recupera Di Matteo, Gottardi, Fuser, Chamot va a pressare chiaramente la Roma e finisce col costringere la Lazio all'errore. Sul mio cronometro mancano poco più di 2 minuti più recupero. Terne, l'apertura per Moriero, tiene palla Casiraghi, poi cerca un numero per andarsene, si trascina il pallone oltre la linea laterale. Petruzzi, ancora Tern, solito lancio di Petruzzi, la torre di Lanna che si è spostato in avanti, arriva anche Carboni, su il cross, Moriero, pallone che si impenna, Vinter prima e poi Favalli mettono fuori. Aldair, statuto, forse subisce fallo, Vinter allontana sui piedi di Aldair. Gottardi in anticipo, anche lui ha giocato un buon derby. Manca poco più di 1 minuto al 90esimo. Signori guarda i compagni, soffre con loro. Aldair, Terne, tutti in avanti facendo mazzone, Moriero, il fallo è di Di Matteo, sempre appeso alla balaustra, 5 minuti di recupero intanto, Beppe Signori. Bella immagine quella che ci offre il capitano della Lazio, ma soprattutto la nostra regia. Un'immagine molto umana. Intanto esce Favalli. Ed entra Piovanelli. 5 sarà stato dei minuti di recupero o era Favalli che usciva? No, erano i 5 minuti di recupero. Ho visto, io non ho fatto il profeta perché ho visto Nicky quando ha fatto il cenno, e direi che ci stanno comunque nell'economia del secondo tempo. Battuto in aria, il calcio di punizione, cerca di saltare Lanna, è troppo alto però. Per Signori questo è il 91esimo gol in Serie A, 14esimo stagionale.
ultimi minuti di sofferenza, ma riesce anche a sorridere. Zeman. Casiraghi ha giocato un'altra grande partita, corso molto. Ter, altro lancio di testa Grandoni, poi Fuser. Mauro spintonato via, calcio di punizione per la Lazio, battuto a favore di Fuser. Comprensione con Casiraghi, può ripartire la Roma. Petrucci, Aldair, Moriero, ...46 minuti e 30 secondi, si finirà al 50esimo. Di Biagio fuori gioco sul suo tiro, di Fonseca, forse anche di Balbo. Sì, di entrambi. Fonseca era più avanti, ma anche Balbo era in fuori gioco. C'è da considerare che subito dopo l'esposizione del cartello dei 5 minuti Zeman ha fatto una sostituzione, per cui andiamo a 5.30 di recupero. Parte un lancio troppo lungo però per Casiraghi, non perde neanche un secondo Cervone. La rimessa laterale, il portiere, il portiere della Roma. Intanto il cartello che ci hanno proposto prima dava la posizione regolare assolutamente. È il nostro guardiano elettronico, il peggior nemico, eh? Fortunatamente non l'ho vista, guardavo il campo però assolutamente mi sembra di aver letto in gioco, ma posso aver sbagliato, stavo guardando il campo anch'io, poi ho dato un'occhiata. Biagio, cross nel mucchio, Moriero anticipato, Marchegiani non evita il calcio d'angolo. Pronto la battuta, Fonseca batte basso, voleva ancora calcio d'angolo la Roma, l'arbitro fa cenno che si riprenderà invece dal fondo. Gottardi spinge ancora, c'è per Rambaudi il cross, Cervone sul pallone, il lancia lungo di Matteo, pallone che si impenna, mancano poco più di un minuto 50, cioè i 5 minuti di recupero che sono stati segnalati, poi come diceva Massimo ci dovrebbero essere altri 30 secondi. Lazio in possesso di palla con Casiraghi, taglia il campo per Rambaudi, ma è rientrato Carboni che appoggia all'indietro per Cervone. Aldair, ancora il brasiliano, Biagio, Lanna, c'è un rimpallo, Winter, Massimo, Montana, Fulvio, c'è Signori a bordo campo che continua a far segno all'arbitro di fischiare la fine. Una partita certa in questi negli ultimi 10 minuti ricca di grandi emozioni, partita molto equilibrata e decisa da un assurdo fallo di mano di Marco Lanna. Petrucci, scoccando i 5 minuti di recupero, Ciamotte di testa, Aldair allarga, Winter rientrato ancora in maniera decisiva in copertura, poi Di Matteo allontana e Nicchi dà il segnale di chiusura. Ha vinto la Lazio, vince il derby numero 134 e il 37esimo successo della formazione biancoceleste nella stracittadina. Un successo firmato Beppe Signori, che trasforma il calcio di rigore assegnato a pochi minuti dalla fine da Nicchi per un fallo di mano di Lanna abbastanza indiscutibile. È veramente festa grossa in casa laziale, è una liberazione per
la formazione biancoceleste che attendeva per finire bene questo campionato. Il successo nel derby lo trova. La Roma ha ancora la Coppa UEFA che può giocare da protagonista, la Lazio può godersi tranquillamente una vittoria nel derby firmata, come detto, Beppe Signori. È un grande spettacolo, un grande sventolio di sciarpe, di vessilli, non soltanto della Lazio, anche della Roma, ma in casa Lazio è veramente una grande festa. È stato un successo sofferto fino in fondo, alla fine Signori ha trovato dal dischetto il modo di battere il Cervone. La Lazio è la squadra che soprattutto nel secondo tempo con più continuità ha cercato la via del gol, e la Roma lo ha fatto soltanto a fiammate, lo ha fatto nella prima parte della gara, poi anche in una fase del secondo tempo la Lazio, dopo aver sofferto all'inizio, è stata più continua, anche più saggia rispetto a quelle che sono le prestazioni usuali della squadra di Zeman in casa. Alla fine viene premiata con un successo che vale veramente oro. È un'immagine significativa, Signori sotto la curva, Signori che indica la curva e la curva che inneggia al suo grande capitano, un capitano che potrebbe lasciare l'anno prossimo. Queste sono, sembrano le strategie di mercato, ma il cuore forse dice qualcos'altro. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea a Flavio Tranquillo che ci ricorda l'appuntamento con il basket, una grande sfida, Cagiva Varese contro Buckler, ma poi torneremo per highlight, moviola e approfondimenti dallo Stadio Olimpico tra pochissimo. Un derby vero, quello che si è concluso da pochi istanti con la vittoria della Lazio grazie al calcio di rigore trasformato a 5 minuti dal termine da Beppe Signori. Derby vero per intensità, per emozioni, anche per il dramma finale della Lazio che riesce a vincere con un calcio di rigore sacrosanto, un verdetto. Io vorrei sapere da Fulvio Collovati, ma proprio 10 secondi, se il verdetto del campo è giusto o meno, Fulvio. Ma penso di sì, perché poi la Lazio secondo tempo... Perfetto, perfetto, io volevo soltanto sapere questo, il verdetto è giusto, bene. Va bene. Allora diamo la linea allo studio di Milano perché Silvio Sarta ci ha preparato gli highlight del secondo tempo. C'è subito una mischia in area di rigore della Lazio nel secondo tempo, nei primi minuti è opportuna l'uscita con i piedi di Marchegiani che anticipa ad un soffio Balbo, pronto a scavalcarlo, dunque si salva in questo frangente la Lazio. E poi è Aldair che ha una buona opportunità, stavolta l'uscita di Marchegiani è difettosa, si apre la luce, lo specchio della porta a Aldair, scusate, che però spreca, e rivedremo da questa inquadratura il tiro del brasiliano, poi finisce molto distante dai pali della porta difesa da Marchegiani. Adesso è la volta della Lazio con il tiro di Signori, in una delle circostanze in cui Signori si era fatto trovare libero. Anche in questo caso buona la posizione di Signori, ma molto distante il tiro dell'attaccante della Lazio. Invece nello specchio della porta il tiro di Caseraghi, la conclusione che vediamo, tocca anche al Dair e blocca a terra Cervone. C'è poi la punizione di Signori e la grande risposta di Cervone. Rivedremo questo tiro da fermo, come sempre, di Signori, e davvero il pallone sembrava destinato a entrare in porta e c'è la risposta molto bella di Cervone. Il calcio di rigore che viene trasformato da Signori, che era ammonito. Signori va ad esultare fuori dalle linee che delimitano il campo e viene espulso. Rivediamo l'esecuzione anche stavolta da fermo di Signori. E poi l'ultima opportunità, anzi l'unica dopo lo svantaggio della Roma di pareggiare, con il tiro di Statuto che non esce di molto. Comunque Statuto non riesce a centrare la porta difesa da Marchegiani, dunque il punteggio non cambia. La Lazio batte la Roma 1-0. Richiameremo in causa Silvio Sarta per la moviola tra qualche istante. Adesso dovremmo vedere anche i cartelli grafici che ci illustrano quella che è stata la situazione dei 90 minuti. Vedete i tiri in porta a favore della Roma, calci d'angolo a favore della Lazio, molti falli, 4 ammoniti, un espulso però per eccesso di entusiasmo, possiamo dire così. Possesso di palla nettamente, dice il computer, a favore della Roma, che ha cercato di gestire la partita, però soprattutto nel secondo tempo non è stata molto incisiva. Non so se abbiamo anche le grafiche relative al totocalcio e alla classifica. Quella della classifica, sì, fuga del Milan, 7 punti, di questo si parla
parlerà domani chiaramente anche al processo di Biscardi. La Fiorentina ha 7 punti, fa un passo indietro, fa un passo in avanti invece la Lazio, mentre la Roma resta a quota 31. Problemi in coda per i risultati di oggi di Torino, Bari e Padova. Per il Totocalcio 279.622.013, poco più di 6 milioni e mezzo a coloro che hanno totalizzato 12 punti. È arrivato il momento di richiamare in causa Silvio Sarta, perché arriva il momento della moviola decisiva, però Silvio, no? Certo, moviola decisiva riguarda un caso che non è controverso, ma è stato decisivo. E bisogna rivedere il fallo di mano di Lanna per cercare un perché che in questi casi è difficile trovare. È un riflesso, è un gesto inconsulto da un punto di vista sportivo naturalmente, è un gesto non comandato a quel punto dal cervello, possiamo dire, di Lanna. E questo fallo di mano assolutamente inutile. Vedete, il pallone stava per arrivare tra le mani di Cervone, che ha dato la netta impressione di poter controllare questa traiettoria. Mi sembra tra l'altro che Lanna non sia ostacolato da nessun giocatore della Lazio, non c'è nessun bisogno di compiere quel fallo di mano, ma ripeto, trovare un perché in questi casi è assolutamente inutile. Il fallo c'è, lo abbiamo riproposto quantomeno per curiosità e perché soprattutto è stato decisivo ai fini della rottura dell'equilibrio tra le due squadre, equilibrio a mio avviso che c'è stato sia nel primo che nel secondo tempo. E da questa azione di Lanna, che anche stanotte non dormirà, lo dicemmo se non sbaglio alla fine di Lazio-Torino con Maltagliati che aveva compiuto fallo da rigore. Comunque, vi restituisco Nicky la linea. Nicky dormirà invece, Silvio? Come? Nicky dormirà? Nicky dormirà, penso di sì. Nicky ha diretto bene. Io chiedo conferma anche a Massimo Chiesa. Sono assolutamente d'altra d'accordo. D'altra parte ha tenuto da un punto di vista regolamentare bene in pugno la partita. Io ricordo che probabilmente negli ultimi anni non c'è stato un derby così poco ricco di mischie tra giocatori. Solo quell'accenno iniziale tra Bergodi e Totti e poi nient'altro. Questo è anche merito dell'arbitro. Questo è sicuramente un merito da ascrivere all'arbitro. Io chiuderei velocissimamente queste, diciamo, per quanto riguarda l'arbitro, dando un bel 7, forse anche un 7 e mezzo a Nicky, perché lo merita tutto, ha veramente diretto bene. Concludiamo qui il discorso derby che ha regalato veramente dramma, emozioni. Lo ha vinto la Lazio con il calcio di rigore trasformato da Beppe Signori. Vi ricordo gli appuntamenti rapidamente: Cagiva Buckler, telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e a Franco Casalini, poi il processo di Biscardi domani sera alle 20:30, e poi da non perdere chiaramente il prossimo appuntamento con la Serie A. Abbiamo la partita per eccellenza domenica prossima dal Delle Alpi di Torino, Juventus-Milan. Per quanto mi riguarda, Massimo Marianella vi ringrazia per l'attenzione. Rivediamo ingenerosamente il fallo di mano di Marco Lanna, dovremo spero rivedere per concludere con un'immagine felice. La trasformazione di Beppe Signori è gol ed è la vittoria numero 27 in campionato, 37 in totale nei derby a favore della Lazio. Può festeggiare Beppe Signori, porta il suo sigillo questo derby vinto della Lazio. A voi tutti la più cordiale buonasera.